Eccoci collegati, buon pomeriggio da me, Pierpaolo Scandurra, e un caro saluto a Ugo Perricone che anche alla vigilia di questo 1º maggio, insomma, mi farà compagnia e ci faremo compagnia in quest'ora dedicata all'approfondimento sui certificati emessi da Banca IMI, emessi e quotati direttamente sul mercato secondario da Banca IMI. Ugo, ci sei? Buon pomeriggio, presentissimo. Ciao Pierpaolo e buon pomeriggio a tutti coloro che si sono collegati con noi questo pomeriggio. Quindi tutti coloro che non stanno facendo ponte. Esatto, Perché... esatto. E che sono come noi in ufficio, perché io ti confermo che non lo sto facendo, non sono collegato da casa o al mare da qualche altra parte, ma sono in ufficio. Ecco, no, è idem per me. E siamo qui presentissimi, insomma, stiamo cercando di seguire l'evoluzione dei mercati in questi giorni semifestivi con volumi molto bassi. Effettivamente, qualche storia interessante, in particolare ricordiamo nella giornata di ieri una buona reazione al mancato pericolo, allo scappato pericolo di una riduzione del rating da parte di Standard & Poor's, questo ha alimentato un po' il rialzo sui titoli del settore bancario. Oggi invece abbiamo come notizia di giornata una brutta performance in America del titolo Alphabet Google, in ribasso di circa il 9%, e questo trascina un po' il ribasso tutto l'indice tecnologico, anche se comunque in linea con la bassa volatilità del periodo, siamo sempre assolutamente con performance sotto controllo, quindi nulla di particolarmente drammatico o esasperato. Questo sempre nell'ambito di un momento di volatilità molto bassa che si sta osservando sul mercato. Quindi, sotto questo punto di vista, naturalmente ricordiamo, siamo alla ricerca di nuove idee di investimento o comunque di soluzioni che possano in qualche modo aiutarci nella costruzione del portafoglio anche in previsione di quelli che saranno i prossimi appuntamenti di maggio, importanti. In particolare sappiamo l'appuntamento con le elezioni europee di fine maggio e in particolare per quanto riguarda il mercato italiano anche il Dividend Day del 20 di maggio, di cui parleremo poi più approfonditamente magari fra poco. Nel frattempo vi ricordo che questo webinar è registrato, quindi è possibile rivederlo sulla sezione dedicata del sito certificati derivati, quindi in particolare qui su questa sezione dedicata raggiungibile sul sito certificati e derivati.it. Vedete qui il calendario degli appuntamenti con il webinar in programma oggi, la registrazione dei precedenti, quindi la possibilità di poter vedere anche i precedenti, e poi questa iniziativa che credo stia comunque riscuotendo un buon interesse, almeno ce l'avete testimoniato, ovvero questo report che andiamo a realizzare di mese in mese, quindi per ogni appuntamento webinar che svolgiamo, un report che va a raccontare quei certificati di cui abbiamo parlato io e Ugo durante l'appuntamento webinar. Quindi, ecco, per chi eventualmente si fosse perso l'approfondimento durante il webinar, la possibilità di trovare anche un contributo scritto redazionale che parla proprio dei prodotti di cui abbiamo trattato. E quindi vi invito eventualmente anche a dare un'occhiata alle idee precedenti, fermo restando che la volatilità molto bassa che si continua a vedere sul mercato non aiuta, ecco, a trovare grandissime opportunità sul mercato. Facevamo una considerazione con Ugo poc'anzi sul fatto che ci sono certificati magari quotati da pochissimo che comunque già quotano, cioè hanno un prezzo superiore ai 100 euro e si sono quindi apprezzati rapidamente. Comunque, webinar registrato, possibilità di interagire con noi, ma questo ormai credo che ormai un po' tutti lo sappiate, fermo restando che c'è sempre qualcuno che si aggiunge di volta in volta a questo ciclo di appuntamenti, quindi la possibilità di interagire direttamente con noi con il pannello sulla destra. Allora, Ugo, direi di partire parlando di una novità. In particolare nell'ultimo mese e mezzo avete quotato in realtà due novità valorabili cash collect. Esatto, bravo. Allora, due novità all'interno di una tipologia di prodotto, come dicevi tu, proprio del cash collect. Il mese scorso diciamo che abbiamo affrontato un prodotto che era il cash collect protetto, quindi rientrava nella categoria, come definito proprio da CEPI, a capitale protetto.
Invece oggi avrei piacere proprio di introdurre una tipologia di certificati di investimento che sono i Premium Cash Collect. Quindi questa volta però ci spostiamo dalla categoria dei Cash Collect protetti e torniamo, diciamo come abbiamo fatto in passato, torniamo nei certificati a capitale condizionatamente protetti. Condizionatamente protetti perché? Perché il rimborso del prezzo del capitale a scadenza è condizionato a cosa? Al mancato raggiungimento del livello barriera. Allora, vediamo un po' nel dettaglio il funzionamento di questa novità, di questi Premium Cash Collect. Allora, sono dei prodotti che sono stati emessi il 1º aprile di quest'anno, quindi all'incirca 28-29 giorni fa. Ed è un prodotto della durata di 12 mesi. Qual è la vera peculiarità di questi nuovi certificati di investimento? È che corrispondono all'investitore durante tutta la vita del certificato, ovvero durante i primi 11 mesi del certificato, corrispondono un premio fisso incondizionato, ovvero un premio che viene corrisposto indipendentemente dalla performance dell'attività sottostante, dell'azione sottostante. Questa diciamo che è assolutamente una novità perché i cash collect che abbiamo visto in precedenza in realtà era un mix di premi incondizionati per una parte iniziale della vita del prodotto e poi successivamente diventavano tutti condizionati. In questo caso invece il premio condizionato è l'ultimo, è quello unicamente a scadenza, quindi quello che viene osservato nella data di rilevazione finale. In questo caso quindi bisogna verificare quello che è l'andamento dell'azione sottostante. Quindi se il sottostante è maggiore o uguale a livello barriera nella data di rilevazione finale, allora il certificato corrisponde il prezzo di emissione di 100 euro più l'ultimo premio mensile. Contrariamente, corrisponderà un importo commisurato alla performance negativa dell'attività sottostante. Allora, proprio in breve, diciamo, questa è un'emissione, ancora una volta, di una famiglia di 8 ISIN. Guarda, Pierpaolo, se riusciamo magari a mostrare, Sì. ecco, la tabella intera, ti ringrazio. Ecco, esatto, una classica, diciamo, 8 ISIN e, come dire, abbiamo spaziato anche in questo caso per la tipologia di azioni, quindi andiamo da azioni americane, quindi come per esempio Twitter e Tesla, per quelle attraverso anche quelle europee, quindi Bayer, vediamo tedesche, Bayer, Deutsche Bank. E poi ovviamente in Italia, dove veniamo a colpire il settore bancario con BPER, poi andiamo invece su Telecom Italia e infine STM. Ecco, questo poi lascerò a te appunto fare un'analisi dettagliata poi sui singoli prodotti, però ripeto, 12 mesi e con premi che diciamo variano da 1,056 mensile sino ad arrivare a 1,23 euro per certificato, in questo caso proprio nel caso di Tesla. Ricordo una frequenza di pagamento del prodotto appunto mensile, di cui i primi 11 incondizionati, fissi, quindi pagati indipendentemente dal sottostante, e poi l'ultimo, ovviamente in corrispondenza della scadenza, condizionato all'andamento dell'attività sottostante. Ecco, allora, Ugo, ti ringrazio. Dunque, tra quelli che stavo vedendo qui ci sono diversi titoli che si sono mossi in maniera importante al rialzo, qualche altro invece, nonostante il clima particolarmente tranquillo sui mercati finanziari, invece si è mosso al ribasso. Mi viene da pensare, ad esempio, alla nostra, insomma, uno dei titoli che maggiormente seguiamo, almeno io personalmente, che è il titolo Tesla, che ha bucato il canalone laterale che comprimeva le quotazioni ormai da diversi mesi, era in particolare il supporto a 250 dollari. Questo è stato effettivamente bucato al ripasso e di conseguenza il certificato che è stato emesso prima che la rottura avvenisse, in particolare è stato emesso quando Tesla valeva 289 dollari, con una chiusura attuale, o almeno possiamo andare a vedere anche più o meno in tempo reale, o comunque possiamo andare a vedere come si sta comportando Tesla e anche il suo grafico.
possiamo vedere come effettivamente questo canale sia stato rotto al ribasso. Attualmente abbiamo Tesla a 243 dollari, quindi una rottura che però per ora è stata tutto sommato, ha avuto un effetto limitato, nel senso che sul break dei 250 dollari c'è stata un'improvvisa accelerazione con un minimo fatto anche nell'area dei 231 dollari e dopodiché per ora un buon recupero, siamo nell'area dei 243. Attenzione solo da un punto di vista tecnico, perché questo movimento di recupero che si sta verificando, praticamente questo è il doppio minimo corrispondente a marzo e poi successivamente a ottobre del 2018. Ecco, poi qui era stato testato ancora una volta all'area 250. Ora, attenzione solamente che questo movimento in atto non sia un cosiddetto pullback, cioè un tocco dell'area del 250 dollari e poi a quel punto una nuova discesa che poi porterebbe le quotazioni molto più in basso e addirittura ipoteticamente verso il target inferiore dei 200 dollari. Quindi attenzione naturalmente a Tesla, perché comunque dopo un lungo periodo di lateralità, per quanto ampia, ha rotto al ribasso e quindi attenzione naturalmente a questi livelli. Quindi partendo da queste informazioni, anche da un punto di vista tecnico e grafico, avendo quindi a disposizione l'eventuale pullback che potrebbe portare ad un'accelerazione e a una prosecuzione del movimento ribassista, o eventualmente una falsa rottura scongiurata quindi dal ritorno all'interno del canale, ecco che questo certificato potrebbe venirci in aiuto, o eventualmente per chi non volesse diciamo fare un trading di breve. Perché? Perché come ci è stato spiegato da Ugo, nonostante il certificato abbia una durata di un solo anno, quindi in realtà non andremo a fare operazioni molto lunghe in ogni caso, però ha una barriera al ribasso che è quella che poi condizionerà essenzialmente l'ultimo premio dell'1,23%, quindi di 1,23 euro, e la protezione del capitale, barriera a 187 dollari, quindi un livello comunque molto lontano. Dobbiamo tornare un po' più indietro con il grafico, ad esempio al 2017 ancora non lo vedevamo. Ecco qui praticamente nell'area dei 187 dollari siamo sul minimo di fine 2016 e quindi bisogna effettivamente tornare qui per rivedere Tesla intorno ai 187 dollari. Pertanto 187 come livello barriera valido per la protezione del capitale e per il pagamento dell'ultima cedola. Quello che chiaramente è interessante è il fatto che il certificato prevede comunque per 11 mesi pagamento di una cedola incondizionata dell'1,23, che quindi nonostante Tesla possa essere scesa o eventualmente possa continuare a scendere, il pagamento delle cedole non ce lo toglierà nessuno perché sono incondizionate, quindi si tratta comunque di 11 premi dall'1,23 ciascuno, quindi stiamo parlando del 14% circa di premi incondizionati più l'acquisto sotto la pari 94,90, quindi gli altri 5 punti abbondanti sotto la pari. Siamo nell'ordine di un 19% da ottenere con barriera a 187 dollari. Esatto, scusami, per Paolo, mi permetto di intromettermi in questa tua No, analisi. no, Poi, assolutamente. nel senso che poi è anche bene ricordare che poi qui ovviamente una barriera, allora, i premi sono incondizionati, quindi vengono pagati, corrisposti indipendentemente da quello che fa Tesla durante il corso della vita. Però non è che se Tesla va, per esempio, al di sotto del livello barriera, allora si perde poi quella che è la protezione che capita alla scadenza. Assolutamente no, perché la barriera viene anche qui, è una barriera di tipo europeo o discreto, e quindi viene osservata in un unico giorno nella data di rilevazione finale. Quindi questo è bene anche sempre precisarlo, noi lo facciamo sempre durante i nostri incontri, però ecco, come dire, è bene portare No, poi hai alla fatto luce questo benissimo, punto. assolutamente sì, hai fatto benissimo, anche perché con un titolo volatile come Tesla il rischio eventualmente che possa affondare anche durante l'anno bisogna tenerlo più in considerazione rispetto ad altri sottostanti, e il fatto che la barriera venga osservata solo alla scadenza non andrebbe, quindi l'eventuale violazione non andrebbe ad inficiare sul funzionamento e sul risultato finale. Per quanto riguarda il codice ISIN, visto che ce lo state chiedendo, l'ho evidenziato prima, ma lo leggiamo assieme. IT 00536766, quindi questa ricorrenza
nelle ultime tre cifre, che spero porti effettivamente fortuna al certificato. Ma detto questo, quindi 19% circa di premio alla fine, se, insomma, adesso senza andare a guardare i decimali, ma siamo nell'ordine del 19%, con una barriera, ripetiamo, a 187 dollari, e quindi la possibilità di poter avere una margine di distanza in questo momento di circa il 23% dei livelli attuali. Naturalmente, così come il certificato da una parte ha una caratteristica prettamente difensiva, non bisogna trascurare il fatto che qualora Tesla dovesse accelerare il rimbalzo ed eventualmente rientrare all'interno del canale, ecco, il prezzo, almeno il prezzo in, diciamo, di mercato, tenderebbe a convergere rapidamente verso i 100 euro e poi eventualmente a scontare le cedole anche prima che scada l'annualità. Quindi, come dicevo prima, non è un prodotto per fare un trading di breve, ma ciò non toglie che se Tesla dovesse iniziare a correre, il risultato positivo lo si otterrebbe anche prima della scadenza di aprile 2020. Quindi, ecco, questa è forse in questo momento la prospettiva più allettante in termini di rendimento potenziale, dato sia dall'alto premio mensile sia dal prezzo di Tesla. Tra gli altri titoli c'è un'altra situazione che sta in qualche modo caratterizzando l'andamento ad esempio il titolo Bayer, anche se qui la recente discesa è andata a compensare il precedente rialzo, quindi abbiamo un prezzo superiore al denaro, scusate, dal prezzo di emissione di circa l'1%, quindi in questo caso un premio dello 0,56 con una barriera comunque molto bassa, perché abbiamo una barriera posizionata a 43,69, e qui la capacità, o comunque se vogliamo il timing di emissione, ha fatto sì che lo strike venisse fatto in prossimità veramente dei minimi, quindi a 58,26. Concluderei sempre sul fronte di questa nuova serie di emissione, magari guardando un titolo che spesso ci viene richiesto, il titolo Telecom Italia. In questo caso abbiamo un prezzo inferiore alla pari, 98,10 sul mercato, barriera 0,40 e 88, quindi anche per Telecom Italia una barriera che in realtà non è stata mai toccata, quindi dal punto di vista grafico abbiamo un minimo che è stato fatto a fine gennaio, il 23 gennaio 2019. Ricorderete, insomma, un pessimo inizio anno per Telecom, con un minimo 0,43 e 30, e quindi abbiamo invece attualmente su questo certificato su Telecom abbiamo una barriera 0,40 e 88, premio mensile dello 0,56, quindi 11 premi, mettiamo insomma 12 premi dello 0,56, siamo quindi al 7%, poco meno del 7%, più un punto e mezzo in conto capitale, un 8,5 da qui ad aprile 2020, con una barriera posizionata al di sotto dei minimi storici di Telecom Italia. Allora, codici ISIN per Franco che ce li chiede, possiamo vederli insieme sulla tabella precedente. Allora, per quanto riguarda Telecom Italia, IT 000536733, mentre per quanto riguarda Bayer abbiamo IT 000 53 67 682. Comunque, sul sito di Banca IMI, quindi Banca IMI prodotti e quotazioni .com, è possibile trovare tutta la serie dei nuovi premium Cash Collect con scadenza aprile 2020. Quindi ricordiamo tutti i premi incondizionati, i primi 11, poi solo l'ultimo Esatto, corretto, fu condizionato alla l'ultimo, barriera. esattamente, l'ultimo proprio, l'ultimo condizionato, Ok, quindi questa è un po' la nuova serie, quotata da quando? Da settimane? sono, vorrei dirtelo subito, primo aprile abbiamo fatto l'emissione, quindi era il 4, se non Ah, sbaglio dovrebbe essere il 4, non ok, quindi vorrei dirti, esatto, però vorrei dirti no, oggi insomma, sembra il sì, 4. emissione 1º aprile, quindi da lì a qualche giorno, quindi sono già 3 settimane. E ecco, in queste 3 settimane che Esatto. bilancio puoi stilare eventualmente, così un primo bilancio su questa serie? Sta piacendo come idea di prodotto? Ma allora devo dire che è una tipologia, diciamo, noi stiamo cercando, come abbiamo detto sempre, di portare sul mercato diverse tipologie di soluzioni per i diversi investitori e per i diversi, ovviamente, mix rischio-rendimento. E stiamo notando che effettivamente
È un prodotto che ha attirato l'attenzione degli investitori. Piace questa idea appunto di poter ottenere magari dei premi periodici durante la vita del certificato, specialmente se appunto sono incondizionati. E credo che poi, insomma, anche il tema, un po' anche in questa nostra emissione, cerchiamo di essere anche in termini proprio anche sulla tipologia di barriere, che sono ovviamente sempre europee, ma anche di mantenere il più possibile conservative, quindi barriere che si aggirano tra il 65 e il 75% rispetto al valore di riferimento iniziale. Ok, quindi insomma sta piacendo questa tipologia. Ecco, nel frattempo è arrivata una domanda di Bruno che giustamente ricorda sempre l'aspetto della fiscalità sui proventi periodici dei certificati e quindi anche in questo caso lui chiede se le cedole incondizionate servono per compensare le minusvalenze. Allora, anche in questo caso rispondo naturalmente io per quello che è un po' l'osservazione che insomma, abbiamo, che riusciamo insomma, a garantire sul mercato, nel senso che poi il punto di vista dei gli investitori ci viene trasferito il più delle volte anche le esperienze e devo dirti che finora Bruno, nonostante un campanello d'allarme iniziale che ci poteva far pensare che la cedola incondizionata venisse interpretata dalla maggior parte degli intermediari come una cedola non utile per la compensazione delle minus, ecco, viceversa invece ti devo dire che finora chiunque li abbia acquistati, stiamo parlando in generale dei certificati con cedola incondizionata, è riuscito ugualmente a portare in compensazione la cedola. Naturalmente ricordiamo che l'interpretazione è sempre a seconda dell'intermediario, cioè non c'è un pronunciamento ufficiale che tutti quanti devono seguire. Quindi è l'intermediario che chiaramente, partendo dal presupposto che i certificati generano redditi diversi, ecco, utilizza un criterio di compensazione a chiusura piuttosto che eventualmente immediato o eventualmente addirittura per la cedola incondizionata potrebbe essere portato a considerare questa cedola non soggetta ad aleatorietà e pertanto non utile per la compensazione. Però devo dire che, ripeto, almeno per quello che sono state le ultime testimonianze, gli ultimi feedback e anche un po' le notizie da noi raccolte, questo poi realmente non sta avvenendo. O almeno non come immaginavamo, come temevamo. Quindi per il momento ti direi sì, sono utili anche queste per la compensazione, però la preghiera, come sempre, l'invito è quello di informarsi, insomma, che poi informarsi se si riesce ad ottenere subito una risposta precisa, altrimenti l'unico tentativo è acquistarne uno, vedere se viene pagata la cedola e se questa va a compensare. Lo so che, insomma, per avere una prova provata, bisogna effettuare un acquisto, non è sarebbe questa, diciamo, la prassi, però per esperienza vi dico che il più delle volte i dubbi me li sono tolti poi toccando con mano e quindi eventualmente, insomma, l'invito è a verificare in tal senso. Comunque, grazie Bruno anche di averci permesso di riproporre questo tema della fiscalità sulle cedole. Allora, prima di passare ad altro, Ugo, non so se volevi aggiungere qualcosa sui premium, No, guarda, in realtà volevo, no, mi sembra, spero di aver coperto insomma tutte le principali caratteristiche di questa tipologia di prodotti, quindi non so se c'erano in realtà domande da chi ci sta seguendo, immagino di no, perché se no me l'avessi fatto sapere, insomma sì, avremmo. esatto. Esatto, Quindi. no, diciamo che no, insomma, probabilmente, sai, la struttura dei cash collector ormai è radicata, quindi il fatto che ci sia la cedola incondizionata, insomma, probabilmente non sta creando troppe incertezze e quindi hanno chiesto solamente i codici ISIN e quindi vuol dire che in Bene, qualche modo, insomma, esatto. l'interesse verso il prodotto. Naturalmente io, soprattutto per chi si avvicina per le prime volte, ricordo sempre anche perché è ben fatto e quindi quando ci sono dei servizi informativi ben fatti, perché non approfittarne? Vi ricordo che sul sito sempre di Banca IMI, in corrispondenza di ciascuna emissione, viene poi presentato questo, insomma, breve decalogo, in realtà non è un decalogo, ma insomma un elenco. No, ma infatti, guarda, ti ringrazio che l'hai portato ad esempio, perché è una cosa su cui noi, come dire, ci spendiamo energie, perché l'interesse è proprio quello assolutamente di svolgere
soprattutto un'attività educational nei confronti di questa tipologia di prodotti, e quindi nonostante anche il rischio di essere magari spesso e volentieri, come dire, ripetitivi, però evidenziare attraverso queste landing page, quindi mostrando, come stai facendo vedere tu, per esempio, gli elementi chiave, le peculiarità, a chi si rivolgono, quindi il famoso target market, insomma, essere dettagliati il più possibile su quello che è il prodotto in quotazione e il suo funzionamento. E va bene, grazie, grazie Ugo. Allora, nel frattempo, stavo guardando, nel frattempo c'è una domanda di Gianni che però non ho capito molto bene. Si potrebbe ovviare al dubbio mettendo una barriera all'1% della barriera. Gianni, forse ti riferisci alla condizione della cedola. Cioè, anziché fare la cedola incondizionata, mettere ad esempio un livello molto basso, quindi solo sulla carta, e questo creerebbe la condizione di aleatorietà sul pagamento della cedola. Ok, credo che sia questo quello che intendeva Gianni. Perfetto. Ecco, Ugo, te la giro così com'è, potrebbe essere uno spunto eventualmente. Ma Insomma, questo non perché lo so. cosa? Perdonami, non ho capito però. No, per il discorso relativo alla compensazione delle minus, Ah, la dove fiscalità. eventualmente, l'intermediario considera l'incondizionato della cedola diciamo un deterrente o comunque un qualcosa che Cioè, diciamo, mettere impedisce. un trigger, un livello trigger dei premi all'1%, così che Bravo, possano. all'uno, vabbè, diciamo all'uno sarebbe forse Sì, no, non lo so. eccessivamente provocatorio nei confronti magari degli organi di Però, controllo. esatto, infatti. Però magari al 20% sarebbe, diciamo, una condizione teorica, però renderebbe la cedola condizionata e non incondizionata. Vabbè, comunque, insomma, è una giustissima osservazione da parte di Gianni. Naturalmente poi sarete voi a rendervi conto se effettivamente vi tornano dei feedback di non, diciamo, funzionalità del certificato al recupero minus, potrebbe essere preso in considerazione. Sì, perché poi sarebbe, però in realtà sarebbe un doppia barriera, sarebbe un prodotto differente, perché poi avrebbe una barriera, diciamo, due trigger di livelli, quindi uno a Sì, scadenza e uno durante la vita, esatto. Però sarebbe quasi quindi un esattamente. prodotto differente rispetto a quello che stiamo vedendo adesso. Sì. Comunque, no, guarda, devo dirti, al di là, insomma, i webinar servono anche a questo, no? Per avere un po' Certo. degli spunti da chi poi li utilizza. E quindi devo dire che Assolutamente, l'idea ma di Gianni, confrontarsi, hai ragione, ma anche confrontarsi, è verissimo, assolutamente sì. l'idea di Gianni non è strampalata, anzi. E allora, intanto io invece volevo trattare un argomento, così, insomma, la nostra classica pillola del mese, quindi del webinar del mese. In questo mese ho deciso di dedicarla ad un tema che forse è ormai noto alla maggioranza, però devo dire che anche nella giornata di ieri, ma comunque anche sulla nostra casella del Certificate Journal, continuano ad arrivare domande relative all'impatto dei dividendi e a ciò che succederà, visto che a breve, in particolare il 20 di maggio, sarà il nostro Dividend Day a Piazza Affari, e 21 società incluse nel FTSE MIB staccheranno il dividendo. Pertanto sarà un giorno importante perché comunque quasi, insomma, un numero veramente nutrito di società quotate andranno a staccare il dividendo per il pagamento che avverrà poi da lì a qualche giorno. Pertanto, così come da più parti si sente dire che questo buon andamento del mercato italiano, in particolare di qualche titolo, forse anche alimentato dall'aspettativa di questi pagamenti dei dividendi, attenzione perché poi una volta staccati i dividendi, quindi distribuiti, essendo tra l'altro anche questo, insomma, ormai l'adagio ben conosciuto del selling may go away, insomma, il mese di maggio potrebbe essere un mese importante anche per il prosieguo dell'anno tra quello che può essere una stagionalità ormai conosciuta, quello che è un pagamento di dividendi importanti, le elezioni europee, insomma, attenzione naturalmente, in questo senso al mese di maggio potrebbe essere un
un bivio importante. Detto Comunque, questo, scusami, mi intrometto sì. perché la tua puntualizzazione in inglese mi è piaciuta molto. Non so se tutti la conoscono, in realtà, chi ci segue, il famoso Sailing May and Go Away, quindi era Ma solo guarda, per. allora ovviamente immagino di sì, ma sei fatto Ma bene, insomma, anche perché certo. ti seguo i mercati da molto tempo, insomma, c'è questa tendenza, tra l'altro è una vecchia storia anglosassone che poi è diventato un adagio appunto sui mercati finanziari, ovvero vendi a maggio e poi ti compri a novembre, un po' questa è la stagionalità sui mercati finanziari. Effettivamente negli anni precedenti, in più di un'occasione, i mesi estivi, in particolare dopo maggio, sono stati caratterizzati da performance non brillanti. Detto questo, che chiaramente non può mai avere un valore predittivo, ma insomma è solamente un qualcosa che esiste, quindi ne teniamo conto. Invece, quello che è certo è che il 20 di maggio ci sarà lo stacco di queste 21 società inclusivissime, e questo stacco inciderà per circa 530 punti indice, ovvero il 2,4 della corrente quotazione dell'indice di circa 21.800 punti. Tra l'altro, anche, diciamo, per chi non avesse modo di verificare diciamo, l'entità dei dividendi, sarebbe anche in qualche modo una buonissima misura approssimativa. Potrebbe essere utile guardare alla quotazione corrente del FTSE MIB e a quella del contratto future sul FTSE MIB, scadenza giugno. Ecco, quella differenza che attualmente c'è di circa 450 punti sulla scadenza di giugno sarebbe praticamente circa l'impatto dei dividendi, fermo restando che poi a giugno ci sarà un ulteriore stacco sull'indice da parte di altre sei società quotate. Comunque, questo stacco inciderà quindi sul valore dell'indice e sul valore dei titoli, perché ad esempio due titoli del settore bancario pagheranno i dividendi più alti ai propri azionisti, non solamente in Italia, ma anche a livello europeo. Siamo tra cioè queste due società, in particolare Intesa Sanpaolo con 0,1970 euro ad azione per un dividend yield attuale dell'8,45 e Azimut con 1,50 euro d'azione per l'8,3 dell'attuale quotazione, anche se su Azimut c'è da definire ancora la modalità di assegnazione. Insomma, queste due società sono anche quelle che pagano i maggiori dividendi a livelli europei. Quindi questo sta effettivamente portando anche un po' di acquisti sicuramente su questi due titoli. Però a che cosa ci serve sapere tutto questo? Perché il pagamento del dividendo ordinario da parte delle società quotate comporterà evidentemente una diminuzione dei corsi azionari. Quindi, parlando di Azimut, attualmente quota 18 euro, pagherà 1,50 euro di dividendi. Quindi, la mattina del 20 maggio, quindi quando Azimut pagherà il staccherà il dividendo, scusate, non pagherà, ma staccherà il dividendo, Azimut partirà in quotazione con 1,50 euro in meno, quindi interamente il dividendo lordo, benché poi all'azionista venga pagato il dividendo al netto dell'aliquota del 26%, quindi si stacca interamente il dividendo lordo. L'azione quindi da 18 passerà a 16,50, così come l'indice scenderà di circa 500 punti. Ora, trattandosi di dividendi ordinari e quindi già noti nella struttura opzionale del certificato, questi non andranno ad impattare sul prezzo dei certificati stessi. Quindi, che vengano pagati dividendi alti o bassi, che siano dell'1,50 come su Azimut in euro piuttosto che 500 punti di indice, non ci sarà alcun impatto sui relativi certificati. Questo perché si tratta di dividendi ordinari. Viceversa, se fossero dividendi straordinari, allora ci sarebbe una rettifica da parte dell'emittente basandosi sulla base delle opzioni quotate sul mercato relativo. Quindi è importante, tra l'altro ringrazio Fernando che aveva fatto anche questa domanda, ovvero che impatto avranno sui certificati questi dividendi. Credo di aver appunto risposto. In realtà nessun impatto, perché questo dividendo ordinario è già noto, già si sa che verrà staccato e pertanto non andrà ad impattare sul prezzo del certificato. Giustamente, invece, dividendo straordinario, come ci ricorda Gianni, dividendo straordinario
Quello che Fiat distribuirà prossimamente per l'operazione Magneti Marelli, invece, quello essendo assegnato all'azionista, ma non previsto al momento della costruzione del certificato per quello che riguardava la strutturazione del prodotto, ecco, il dividendo ordinario e straordinario comporterà una rettifica per il principio di equivalenza finanziaria. Quindi questa è un po' la teoria che regola questo mondo dei dividendi che, insomma, già in generale impatta in maniera significativa sui certificati, nel senso che rende possibile la loro costruzione, però a maggior ragione ora che ci stiamo avvicinando alla stagione più importante, quella appunto dello stacco dei dividendi delle maggiori società quotate nel FTSE MIB, era bene, insomma, sapere come e quanto questi dividendi andranno ad impattare. Quindi ricordiamo circa 500 punti indice, circa il 2,4 della quotazione corrente del FTSE MIB e due dividendi molto importanti pagati da due big del settore bancario. Allora, Giuliano, la quotazione del certificato quindi subirà la diminuzione del valore del titolo o no? No, Giuliano, non subirà la discesa del titolo, anche perché immaginati, io oggi mi trovo con un certificato che vale 100 euro con il titolo Azimut a 18 euro. Azimut va a 16,50. Evidentemente, nel momento in cui scende a 16,50, se il certificato seguisse questa discesa, io mi ritroverei con un'importante diminuzione di prezzo e quindi ci sarebbe la corsa a vendere prima per evitare questa discesa. Allo stesso modo, immagina quale invece corsa potrebbe esserci nell'acquistare prodotti short. Perché sapendo che questi dividendi andranno a diminuire il valore dei titoli e degli indici, ci sarebbe evidentemente una corsa all'acquisto di tutto ciò che è short per guadagnare in maniera inopinata, a quel punto circa 500 punti di indice o piuttosto che addirittura il 9% sui titoli. Quindi lo stacco del dividendo non comporta mai un vantaggio o uno svantaggio per chi lavora su prodotti derivati e quindi che siano opzioni, che siano future, che siano stock, che siano certificati. Matteo, i dividendi incidono sulle minus? No. Allora, i dividendi, quindi quando viene staccato un dividendo da parte del sottostante, questo è un reddito da capitale, pertanto viene tassato alla fonte al 26% senza alcuna possibilità di compensazione di minusvalenze eventualmente presenti nello Z-netto fiscale. Quindi, paradossalmente, e qui la dico senza avere la pretesa che poi qualcuno ci voglia provare, però se io avessi la certezza che il titolo il venerdì pomeriggio alle 17:30 chiude a 18 euro. Stiamo facendo sempre lo stesso esempio su Azimut per comodità, perché è un numero tondo sia 18 che 1,50 euro di dividendo. Quindi, se io avessi la certezza che Azimut chiude il venerdì a 18 e la mattina del lunedì apre a 16,50, cioè solamente 1,50 euro in meno, io piuttosto che farmi pagare il dividendo avrei maggiore convenienza a vendere il venerdì e comprare in apertura del lunedì, perché in questo modo avrei un effettivo guadagno, tra virgolette, guadagno, insomma un effettivo incasso di 1,50 euro, che invece, essendo tassato interamente al 26% il dividendo, nel momento in cui si tratta del solo dividendo, diventerebbe 1,50 euro meno il 26%. Quindi, se io avessi la consapevolezza e la certezza di poterlo riacquistare lunedì mattina al solo prezzo ex dividend, mi converrebbe vendere il venerdì e acquistare il lunedì. Naturalmente, fare questa operazione però comporta un rischio. Può capitare, come è successo con Fiat e Unicredit la scorsa settimana, che hanno entrambe staccato il dividendo ed entrambe poi hanno perso come e più del dividendo, e quindi a quel punto vendere prima avrebbe comportato un ulteriore vantaggio, così come invece può capitare che il titolo la mattina apra direttamente recuperando parte del dividendo e quindi, insomma, l'operazione non avrebbe più tutto questo vantaggio. Allora, Giulio, Ugo, io nel frattempo cerco di dare altre risposte perché c'è molto interesse Ah, sul ma tema. anzi, è l'importante di questa sessione, il più dinamico possibile. Anzi, certo, è benissimo. Perfetto, allora intanto per Giulio, l'abbiamo detto, ma vorrebbe approfondire.
su un certificato reverse, anche se appunto non lo trattiamo in questi nostri appuntamenti, il dividendo non allontana da un'eventuale barriera creando vantaggio per il certificato? Sì, Giulio, infatti non a caso i certificati reverse vengono costruiti sempre su sottostanti che non distribuiscono dividendi o che hanno un dividendo talmente basso da non incidere sulla quotazione. In particolare quando si parla di sottostanti indici, normalmente i certificati reverse vengono fatti ad esempio sul Nasdaq, sul DAX, piuttosto che sull'Eurostoxx 50 Total Return, cioè tutti indici di performance o con reinvestimento dei dividendi. Giuliano, la significativa diminuzione del titolo Azimut incide sulla possibilità di ottenere cedole o superamento barriera? Sì, chiaramente sì, Giuliano. Infatti l'evoluzione dell'utilizzo dei certificati, a parer mio, ma insomma ormai per esperienza posso dire che è esattamente così, cioè oltre a capire il funzionamento del prodotto, bisogna imparare anche a valutare quell'aspetto legato ad esempio al dividendo piuttosto che alla volatilità del sottostante, perché quello spiega a volte il prezzo di un certificato. Cioè, nel momento in cui io oggi avessi un'ipotetica barriera su Azimut a 17,50 o piuttosto che a 17 euro, con Azimut che oggi quota 18, io sarei portato a pensare che c'è ancora un vantaggio di circa 1 euro piuttosto che 50 centesimi sulla barriera. Questo però lo penso io, ma le opzioni che sono all'interno del certificato e che fanno il prezzo del certificato stesso, questa cosa non la stanno pensando perché già sanno che Azimut staccherà un dividendo. Pertanto, quel dividendo stimato ordinario non va ad impattare sul prezzo del certificato proprio per questo motivo, perché già è noto e quindi, nonostante il dividendo possa avvicinare o addirittura rompere una barriera, il certificato questa cosa già la sa. Quindi in realtà bisogna passare nell'ottica di leggere lo spot, quindi il prezzo attuale del sottostante, al netto del dividendo stimato. Quindi Giuliano, ti ringrazio anche di questa domanda perché ci ha dato modo di chiarire quest'altro aspetto. Quindi impariamo naturalmente anche a valutare le distanze dalle barriere sulla base dei dividendi che i titoli devono distribuire. Allora, io approfitterei, Ugo, vogliamo passare. Aspetta, c'è un'altra domanda, così chiudiamo. Il prezzo del certificato non lo fa anche il mercato? Allora, no, Luca, cioè il mercato dipende cosa intendi. Se intendi il principio di domanda e offerta come può avvenire su qualsiasi titolo azionario, la risposta è no, perché il prezzo di un certificato è dato dalla somma del valore delle opzioni che sono all'interno e quindi deriva, da qui il fatto che si tratti di uno strumento derivato, deriva il proprio prezzo dall'andamento del sottostante, dalla sua volatilità e appunto dai suoi dividendi. Il fatto che ci possa essere interesse da parte di uno o mille persone a comprarlo o a venderlo non sposta il prezzo del certificato stesso. Allora, Ugo, di che vogliamo parlare? Ecco, Dei bonus o dei cash collect? ma non so se magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando che ha piacere di vedere qualche Guarda, ci strumento in chiedono particolare. qualche opportunità breve, ci chiedono, quindi io non so, potremmo magari vedere sui bonus cap, magari partendo proprio dalla scadenza, se c'è qualche opportunità e invitando sempre, quindi naturalmente questo appuntamento serve per poterli commentare assieme, ma vi ricordo la possibilità di potervi collegare direttamente sulla sezione dinamica del sito certificatiderivati.it, sezione dedicata ai prodotti di Banca IMI. Questa tabella si aggiorna quotidianamente anche più volte e quindi la possibilità di poter vedere in tempo reale, magari non proprio reale, ma comunque un po' ritardato, qual è insomma, la situazione sul mercato secondario. Allora, le prossime scadenze, 19 luglio 2019, abbiamo una serie di bonus cap, ricordiamo, vogliamo fare un breve accenno magari al funzionamento dei bonus cap, che soprattutto Ma chiedono allora, anche molta gente nuova. ma sì, guarda, allora io lo farei, ti ringrazio, guarda, andiamo anche attraverso la landing page, magari di quelli degli ultimi funzionamenti, però diciamo che ne parlerei in termini generali di quelli emessi proprio da Banca IMI in listing Certo. diretto. Allora, generalmente i bonus cap che emettiamo sono da durata che varia tra i 12 e i 18 mesi, sono bonus cap che hanno come sottostanti, quindi come dicevi tu prima, derivano il proprio valore dall'andamento dell'attività sottostante, che nel nostro caso i bonus cap emessi in listing diretto sono solamente azioni, e
un mix di azioni, possono essere azioni italiane, europee o americane, e sono il prodotto del bonus cap è un prodotto che corrisponde un premio, un unico premio in prossimità della data di scadenza. Ovvero, se nella data di rilevazione finale il valore dell'azione sottostante dovesse essere ad un livello pari o superiore al livello barriera, allora in quel caso il certificato rimborsa il prezzo di emissione di 100 euro più il bonus. Invece, in un'ipotesi di andamento negativo, quindi in ipotesi che il prezzo dell'azione si dovesse trovare al di sotto del livello barriera, in quel caso il certificato rimborsa un importo commisurato alla performance negativa del sottostante. In questo caso, per questa tipologia di prodotti, è estremamente importante ricordare che la barriera è di tipo europeo e discreto, quindi viene osservata, viene fatta una fotografia unicamente nella data di rilevazione finale, quindi varrà un unico giorno per capire se si otterrà il premio, il bonus oppure no. Quindi non importa quello che l'azione sottostante farà durante il corso di tutta la vita del certificato, varrà unicamente un ultimo giorno, ovvero la data di rilevazione finale. Sempre a proposito di strumenti che magari si conoscono di meno, il sito sempre Banca IMI ci dà anche la possibilità di poter fare una selezione tra le varie tipologie di prodotto. Ad esempio sui bonus ce ne sono 148, vediamo qui Esatto, sul bravo, sito. esatto. Buono, solo perché in tanti, per esempio, ci hanno chiamato, ci contattano anche al numero verde dicendo però noi non riusciamo a trovare il bonus cap. In realtà in questa schermata che tu hai fatto benissimo a rappresentare, che vedi che è la nostra, diciamo, ricerca avanzata, tu adesso lo stai giustamente selezionando per la data di scadenza, lo si può fare per il prezzo in percentuale e poi ovviamente si possono attivare quei due filtri in basso che sono la distanza dalla barriera, quindi capire rispetto all'andamento del sottostante dove si trova rispetto alla barriera, scusate, ed infine ovviamente quello che è il livello cap. Quindi una volta che si aziona quel a destra, quel filtro livello cap in percentuale, in quel caso mostrerà tutti i bonus cap. Quindi dovrebbe essere una selezione di quei 148 che abbiamo visto all'inizio. Infatti, se noi scendiamo, dovremmo vederne 148 in alto. Infatti, vedi, adesso ce ne sono 27. Sì, diciamo che poi, se non sbaglio, tu hai Sì, aggiunto anche perché ho qualche altro fatto, no, filtro. ma sono io che ho Esatto, spostato, cioè io ho messo ad esempio, voglio vedere solo quelli che scadono da qui a 3 anni e che hanno una distanza alla barriera compresa tra un meno 26 e un 27%, quindi gli ho dato io un filtro e lui mi ha dato direttamente quelli che hanno queste caratteristiche. certo. E No, ma infatti, vedi. guarda, ci sono delle volte veramente dei servizi che secondo me, forse un po' perché uno non pensa neanche di trovarli, però questa è un'utility veramente fatta bene. No, sono felice, guarda, sono felice che ti piace, spero ancora di più che piaccia in realtà a coloro che entrano in questo mondo o che vedono, come dire, questa tipologia di tools che noi mettiamo a disposizione. Ma guarda, adesso, cioè, voglio dire, qui abbiamo fatto un filtro, ho detto fammi vedere da qui a 3 anni, o magari anche per rispondere a Giuliano, che spesso ci chiede idee un po' più brevi, no? Quindi magari mettiamo, non so, da qui ad un anno, vabbè, non è, io spesso parlo di Giuliano perché ormai, insomma, ci scherziamo anche un po' su, appena si collega mi chiede subito questa cosa, ma immagino che interessi anche ad altri. E, ecco, abbiamo messo scadenza su un anno e qui abbiamo solo quelli che scadranno da qui ad un anno, quindi idee di investimento comunque relativamente brevi, e qui vediamo come la distanza della barriera 25% ad esempio su un titolo come Daimler, piuttosto che 41% sul titolo Generali. Ci sono poi tra l'altro tutti i bonus targati Banca IMI, quindi è diciamo un ottimo strumento di selezione questo che effettivamente va utilizzato. Allora adesso vediamo intanto un benvenuto a Matteo, che appunto è un novizio, si definisce un novizio in materia, probabilmente anche nei nostri webinar. Quindi io do un benvenuto a Matteo e tra l'altro ci pone subito una domanda: quale dei quattro parametri è più interessante per valutare sui 148 certificati quelli più interessanti e con ottima probabilità di successo? Allora, guarda, Matteo, ti ringrazio della domanda perché
Non so, Ugo, tu vuoi dare un punto di vista su Guarda, questo? io avrei risposto in maniera molto più rapida, nel senso dipende da quello che sono la sua visione mix rischio-rendimento. Quindi questo lo lascio approfondire te, però insomma questa sarebbe stata la mia risposta più diretta. Ma allora, sì, sicuramente la tua è più sintetica, e per chi ormai mi conosce sa che io invece, insomma, di sintetico non ho molto, però in realtà no, io magari arricchirei semplicemente dicendo che non c'è un criterio tra questi quattro che ci può portare al miglior certificato in assoluto. Evidentemente dipende anche molto da quella che è la tua propensione al rischio, come correttamente detto da Ugo, e anche un po' da quello che tu cerchi dal certificato. Però banalmente mi viene da pensare che la distanza della barriera comincia ad essere già un parametro essenziale per trovare il prodotto migliore per te. Cioè, se comunque in questo momento tu sei alla ricerca, Matteo, di un certificato che ti possa dare un rendimento magari anche minimo, però con altissime probabilità, è evidente che devi cercare certificati che hanno la barriera molto lontana, quindi ad esempio un 50, 40, 50, 60% dai livelli attuali, perché questo ti consente, su un orizzonte temporale di un anno, di avere alte probabilità di successo, perché comunque una barriera 50% da oggi, con un anno che manca alla scadenza, insomma, o il titolo crolla in maniera proprio inesorabile, oppure quel certificato riesce a portarti un risultato positivo. Chiaramente ti pagherà relativamente poco. Viceversa, se vuoi puntare a un rendimento alto, perché magari ti stai avvicinando a questa materia e vuoi dai certificati incrementare il rendimento che magari non sei riuscito ad ottenere da altri strumenti, allora magari cerca una barriera un po' più vicina che necessariamente ti porta ad un premio un po' più alto. E la stessa cosa la durata, cioè la durata evidentemente non ti impedisce una durata di 3 anni di poter vendere il certificato anche domani mattina, però un prodotto a 3 anni avrà chiaramente delle condizioni tali per cui l'esercizio naturale a 3 anni ti porterà ad avere, diciamo, un prezzo che risentirà anche di una volatilità molto più lunga, un maggiore stacco dei dividendi. Viceversa, un prodotto che scade fra 2 mesi hai più visibilità anche su quello che potrà accadere sul sottostante. Insomma, quindi il ragionamento chiaramente va fatto sulla base anche di queste indicazioni. Allora, c'è un certificato che ci è stato sottoposto da Fabrizio, e quindi io a questo punto andrei direttamente a vederlo, quindi vediamo un po'. Allora, si tratta di un bonus card sul titolo Leonardo 108,65. Allora, altro strumento molto utile che utilizziamo sempre, vi invito comunque ad utilizzare, è la scheda post emissione. Allora, vediamo un attimo. Questo prodotto è stato emesso a gennaio 18, ok, e va in scadenza a luglio di quest'anno, quindi 18 mesi di durata di prodotto. Quando è stato emesso, c'è un valore di riferimento iniziale pari a 11,25 euro e un livello barriera a 9 euro. Vediamo un attimino, ti ringrazio per parlare. Andiamo giù sulla scheda, ecco, di riepilogo. Ecco, quindi questo certificato avrà una data di un giorno di valutazione, ovvero la data di rilevazione finale, come accennavo precedentemente, che sarà il 17 luglio 2019. Quindi se il prezzo di chiusura 17 luglio 2019, il prezzo di Leonardo dovesse essere pari o superiore a quei 9 euro, allora il certificato liquida un importo pari a 114,50 euro per ciascun certificato. Contrariamente, quindi nell'ipotesi negativa, invece liquiderà un importo commisurato alla performance negativa del sottostante. Noi sotto poi, guarda, però se riusciamo a fare uno scroll down, riusciamo a vedere poi quelli che sono anche i vari scenari degli importi liquidati nelle diverse situazioni. Quindi se il certificato, se, perdono, se Leonardo dovesse fare, il prezzo dovesse essere un meno 40% rispetto al valore di riferimento iniziale, il certificato corrisponderà a un importo di liquidazione pari a 60 euro, che non è altro che il prezzo di emissione di 100 euro decurtato di quella performance negativa del 40% sui corsi azionari. Oh, allora, questo è il funzionamento, quindi ti ringrazio Ugo. Per quanto riguarda l'idea di investimento, proviamo qui a fare un paio di ragionamenti. Intanto prendiamo il codice ISIN e io mi faccio aiutare in questo caso dalla
dal CEDLAB e quindi andiamo a inserire il codice ISIN all'interno del CEDLAB per avere una idea di quello che può essere il rapporto tra il rischio e il rendimento che caratterizza questa emissione. Quindi andiamo ad inserire qui il codice ISIN. Nel frattempo che si carica, andiamo a guardare un'altra cosa importante. Quindi, ad esempio, il titolo Leonardo. Leonardo, da un punto di vista di dividendo, che cosa farà? Quindi scadenza a luglio. Abbiamo 20 maggio 2019, quindi in linea con tutti gli altri titoli che abbiamo già visto prima nella nostra schermata. 20 maggio 2019, pagamento di un dividendo di 14 centesimi ad azione, quindi quotazione attuale 10,28. Dobbiamo considerare che entro luglio il titolo pagherà 14 centesimi di dividendo. Pertanto, quello che oggi noi stiamo leggendo come 10,28, l'opzione che è sottostante al certificato, in realtà sta leggendo 10 e 14, 10 e 28 meno 14, 10 e 14. Allora, qual è l'analisi di scenario? Vediamo, il prezzo attuale del certificato è di circa 109 euro. Il bonus, come detto da Ugo, è appunto 114,50, quindi c'è un rendimento potenziale di circa 5%. Quindi abbiamo circa un 5% di rendimento, poco meno, da qui a luglio, se Leonardo mantiene la barriera dei 9 euro. Attualmente siamo a 10,28 con i dividendi da staccare, quindi in termini di buffer, cioè distanza dalla barriera, 10,18 su 9 è 1,18 euro, quindi siamo intorno a un 12%. Quindi ecco, questa è la prima considerazione. La seconda che bisogna fare è sul premio implicito che si paga sul certificato, cioè cosa vuol dire? Se ad esempio Leonardo perdesse il 20% entro luglio, entro la scadenza, andando quindi al di sotto della barriera dei 9 euro e chiudendo ad esempio a 8,32, si avrebbe un rimborso del certificato a 73,96 euro. Acquistandolo noi oggi a 109, andremmo a perdere un 32%. Quindi questa, diciamo, opportunità oggi di avere di accesso ad un rendimento del 5% in 3 mesi è contraccambiata da un rischio di perdere il 12% in più rispetto alla quotazione di Leonardo. Quindi attenzione, naturalmente, perché non è un'operazione a basso rischio né tantomeno priva di rischio, altrimenti non ci avrebbe pagato circa il 5% sui 3 mesi. Poi da qui, purtroppo, Fabrizio, non posso aggiungerti un granché, nel senso che l'unica altra cosa che potremmo vedere è da un punto di vista grafico se l'area dei 9 euro rappresenta comunque un qualcosa, e effettivamente mi sembra che l'area dei 9 sia comunque un'area fondamentale anche da un punto di vista grafico. Cioè, la chiusura del gap sarebbe anche inferiore ai 9 euro, quindi se andasse realmente a chiudere il gap lasciato in corrispondenza dell'ottima trimestrale, si andrebbe sotto barriera. È pure vero che l'area dei 9 prima della chiusura gap aveva rappresentato un importante livello di resistenza. Insomma, è qualche giorno che Leonardo scende, non è riuscito a salire di qua. Insomma, io ti direi tienilo monitorato perché comunque ti può effettivamente dare soddisfazioni. Attenzione però, forse a non anticipare troppo il movimento. Magari, ecco, proverei a vedere che cosa succede da queste parti qui, cioè sulla tenuta dei 10 euro e 10, 10 euro e 15. Poi naturalmente la scelta, come giustamente dici tu, va fatta poi singolarmente. Allora, dunque, sempre Matteo che ringrazio ancora una volta perché, tra l'altro, Ugo, Matteo ci ha conosciuti entrambi a Bologna il Ah, 12 aprile. bene, bene, un caro saluto. Speriamo di incontrarlo poi nei prossimi eventi a cui parteciperemo insieme sul territorio. Infatti, no, no, ma fa piacere perché insomma vuol dire che insomma dopo quella bella giornata passata assieme comunque c'è stata la Certo. volontà di volersi ricollegare e venirci nuovamente ad ascoltare. Assolutamente sì. E insomma dice Matteo che oltre insomma a quello che ha già sentito fino adesso trova molto interessante la possibilità di recuperare le minusvalenza che scadranno nel 2020. Quindi Matteo continua a seguirci perché comunque con scadenza 2020 possono esserci effettivamente diverse opportunità che andremo a vedere anche nel nostro prossimo webinar. Allora, devo dire che oggi siamo andati forse un po' più lunghi Sì, di
tra virgolette, di chiacchiere, ma credo che siano state da voi indotte e quindi forse appunto immagino ci sia stato interesse. Chiedo scusa a chi magari è abituato a vedere un po' più di idee operative, forse oggi parlando di dividendi c'è stato interesse nel toccare più questo tema. Però il 31 maggio avremo un nuovo appuntamento webinar, sempre alle 16, e quindi in quell'occasione sarà tra l'altro anche un appuntamento che arriva dopo la stagione, dopo lo stacco dividendi, all'indomani anche delle elezioni europee. Insomma, vi invitiamo, no? A collegarvi anche il 31 maggio per vedere un po' che cosa è successo e quali opportunità si sono create sul mercato. Assolutamente sì. Io Pierpaolo ti ringrazio per questa sessione insieme, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Ricordo unicamente oggi abbiamo fatto una bella sessione anche sul sito di Banca Imi, che ricordo essere www.bancaimi.prodottiequotazioni.com, quindi la possibilità di poter, come dire, accedere a tutta quella che è la nostra gamma prodotti. E un ulteriore invito e un suggerimento, cioè quello di chiamarci poi, di contattarci direttamente al nostro numero verde all'800 99 66 99 per, come dire, per chiarire eventuali dubbi che ci possono essere sul funzionamento dei nostri prodotti. Ecco, nel frattempo che tu parlavi, io stavo cercando di dare un'ultima risposta a Michele che sul photo finish praticamente ci ha chiesto un'opinione su questo cash collect su Saipem, in particolare dice di averlo in carico a 91 euro e quindi chiedeva eventualmente come comportarsi. Allora, per dare una risposta bisogna avere almeno un'idea di che cosa può ancora fare. Allora, vediamo un po'. Allora, questo ha un'ultima data, perché ormai ha già pagato tutte le cedole, quindi un'ultima data il 10 luglio che per dare 101,98 se Saipem si posiziona al di sopra della barriera. Beh, attualmente se effettivamente il prezzo del certificato, come ho visto qui, è di circa 101,05, allora, fermo restando, insomma, credo che tu l'abbia chiesto giustamente, sempre sapendo che poi non abbiamo la possibilità di darti una notizia certa, però insomma in termini matematici il massimo che può dare a luglio è 101,98. Se riesci a venderlo, non dico proprio a quel prezzo, ma poco meno, evidentemente insomma forse è anche non necessariamente è anche una buona operazione. Quindi sì, Michele. Dunque intanto ti fanno i complimenti per il sito, quelli che Oh, non beh, grazie. In realtà rivolgerò i complimenti non solo a me, ma a tutto il team di Banca IMI, che poi in realtà si occupa proprio che si è occupato nella creazione o poi ovviamente nella manutenzione dello stesso. Quindi sono felice, ringrazio e riporterò questi complimenti a tutti all'interno. Ugo, allora, io naturalmente a questo punto ti ringrazio, è sempre un piacere. Siamo partiti forse qualche anno fa che il webinar durava mezz'ora, ormai non riusciamo a farlo stare neanche nell'una. Esatto, è vero, è esattamente così, è proprio vero, è vero, è vero. Vuol dire che c'è molto interesse da chi ci sta seguendo, questo mi fa piacere, mi fa molto Sì, piacere. questo è indubbio. Allora, io ringrazio te naturalmente, ma ringrazio soprattutto tutti coloro che anche questo pomeriggio prefestivo hanno deciso di passare un'ora in nostra compagnia e quindi vi ringrazio, ripeto, anche perché è grazie a voi che poi si riesce a trovare sempre degli spunti per poter passare piacevolmente quest'ora pomeridiana. Quindi vi ringrazio, vi ricordo la possibilità, soprattutto per Antonello, forse che era arrivato un po' in ritardo, la possibilità di vedere anche la parte iniziale del webinar che sul sito è appunto registrata, quindi è in fase di registrazione e sarà disponibile sulla sezione dinamica del sito certificati e derivati, proprio qui nel calendario appuntamenti c'è la registrazione di tutti i precedenti webinar. Io vi ringrazio ancora, buona serata, buon 1º maggio, ci vediamo e insomma a mercati aperti il 31 maggio con Banca IMI e invece per i mercati naturalmente appuntamento a giovedì. Ciao Ugo, Ciao, ciao Pierpaolo, buona serata a tutti. a tutti, buona serata.